Salve ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzio. Oggi siamo il 6 dicembre, ore 18:52. Vi porto, diciamo, un Salvate tema di tutti. come poter affrontare il tunnel della sostanza, o della droga, se la vogliamo chiamare più in maniera forte e cruenta. Quello che io voglio stare qui a analizzare è che se c'è la volontà, o comunque se si vede che si è toccato il fondo nel vivere la propria vita attraverso una dipendenza verso una cosa estranea da sé, che è l'uso quotidiano di una droga, allora quello che vi consiglio di fare, logicamente, prendere consapevolezza di tutto ciò, innanzitutto, che è la base, e poi la prima cosa da fare come ricetta è quello di chiudersi nelle proprie quattro mura, con unici rapporti, relazioni con la propria famiglia o familiari o propri cari che sono, tra virgolette, sane, ok, come rapporti. E da questi strutturare la propria quotidianità di ogni giornata per diversi mesi soltanto con il loro contatto, con il loro saper dare affetto, con la loro capacità di comunicarti cose nuove o riassaporare ciò che non si è dimenticato fare con l'uso continuo della sostanza nei diversi anni. Allora si dovrà riapprendere come un bambino piccolo, un caro, un familiare, tu che gli porgi la mano, lui te la tenderà altrettanto e ti accompagnerà a far sì che in questo cammino non sei solo, ma c'hai la forza della famiglia. Però logicamente la prima regola fondamentale è quella di restare chiuso nelle proprie mura domestiche, neanche per prendere sigarette, ma di mandare ai propri cari, ai propri familiari di farlo al posto tuo. E questo magari per portare poi dentro la propria casa allo svago, diciamo, del giocare a scacchi, a dama, a burraco, guardare film, leggere libri, fare modellismo, costruire con il legno delle cose, la creta, pitturare, si possono fare tante cose, oppure altre cose che ti possono distrarre, anche semplici videogiochi, PlayStation, Xbox, Nintendo o quant'altro, oppure pura comunicazione con la propria famiglia e assaporare gli odori della cucina, quindi farsi un ciambellone, imparare a fare un panino, una pagnotta toscana, un pane d'alta mura, se vogliamo essere più qualificati come panettieri, dato che è molto bello il mondo del pane. E tutto qua, insomma. E logicamente per quello che è l'esterno, comunicare attraverso la propria famiglia, i propri cari, come già ho detto questa per la terza volta. Questo farlo per diversi mesi come step. Poi, dopo diversi mesi, se si ha sempre la consapevolezza che quindi non si è più in quel fondo in cui si era all'inizio, ma si può enunciare che ormai si comincia ad pronunciare con se stesso delle frasi diverse, cioè si ha sapore, si è innamorati della vita in quanto tale per respirarla, per vedere l'arrivare del giorno, arrivare del calare del sole, queste cose qui, assaporare le cose semplici, perché è dalla semplicità che parte l'uomo in tutto e per tutto. Non è che dobbiamo scalare la vetta dell'Himalaya per essere dei buoni alpini, ma anche fare del semplice free climbing in una piccola montagnetta da 3 metri e t'alleni su e giù. Già quello vuol dire comunque sia, ti fai le ossa, ti prepari a quel mondo lì comunque sia, logicamente. E quello ti può dare soddisfazione e ti puoi portare a casa una cosa che ti ha dato apprezzamento verso di te, perché ti devi imparare a innamorarti di te. Tu che hai svilito la tua vita attraverso la cultura dello sballo, proiettando sull'altro una persona diversa da quella che eri tu, che magari era quella timida, quella introversa, quella incapace di vedere realizzate le proprie cose come i propri amici, quindi magari si vede il fallimento dei propri progetti rispetto agli altri, o insieme a tante altre cose, insomma. Quindi questo si tratta lo step. Quindi i primi mesi stare nelle proprie mura domestiche, poi riassaporare mano a mano, accompagnato sempre dai cari, per uscire fuori, per misurarsi con l'esterno. E vedere poi nel feedback se c'è un ritorno negativo o positivo e filtrarlo insieme al proprio caro in modo tale per evitare che ci siano sempre questi acredini qui, queste situazioni negative, ma cercare di limarle per evitare che ci sia tutto ciò, tutto lì. E si capita che in un arco di tempo che può andare massimo in un anno, la persona sicuramente possa aver dato una svolta alla propria vita. Però di fondo sta sempre che il protagonista sei tu della storia, quindi chi lo vuole lo puoi decidere soltanto tu. E logicamente la famiglia ti può solo tendere la mano, però dietro alla tua mano già tesa, tutto insomma, ricordatelo sempre, solo così, insomma, e non prenderli in giro.
fallo con la serietà, con la dedizione che gli hai dedicato fino a quest'oggi alla sostanza. Dedica altrettanta dedizione a tutto ciò che ti ho appena elencato. Non è facile, non è per niente facile, però ce la si può fare tenendo ben dritto queste cose in mente, se no eventualmente ci sono le solite strutture che possono piacere o non piacere, tutto lì. Arrivederci ragazzi, siamo sempre su Montignano.